Buongiorno e benvenuti a tutti alla conferenza di vigilia del nostro allenatore Massimiliano Allegri. Cominciamo con una domanda a testa e vediamo se rimane tempo per altre domande e cominciamo dal nostro canale, grazie. Buongiorno mister, Andrea Colella, Juventus TV. Io le chiedo a un allenamento dalla partita di domani se ha sciolto tutti i dubbi su chi porterà domani sera a Milano, grazie. Domani sera a Milano andremo tutti perché abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot, poi abbiamo i due nuovi, diciamo Giallo è più indietro e invece Alcaraz è il nuovo, oggi fare il primo allenamento, e comunque andremo tutti a Milano. Buongiorno mister, Giovanni Albanese Sport Italia, le chiedo per quello che è il percorso di crescita della sua squadra, al di là della partita con l'Inter, domani, visto questo appuntamento importante, c'è qualcosa che vuole vedere rispetto ad altro? Ed eventualmente cosa? Grazie. Ma non è questione di vedere domani sera innanzitutto sarà una meravigliosa partita, una serata di sport, diciamo uno stadio, cioè lo stadio esaurito, 80.000 persone. Sappiamo della forza dell'Inter, noi stiamo molto bene e quindi dobbiamo continuare il percorso, è una tappa e poi ce ne saranno altre dove noi dobbiamo fare da qui alla fine ancora molti punti per raggiungere quello che è il nostro obiettivo della Champions. Buongiorno, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Hai parlato di Alcaraz, quindi mi pare di aver capito che lui sarà convocato. Volevo chiederti cosa ne pensi al netto dei due acquisti del mercato di gennaio, se è un acquisto che ti soddisfa, insomma. Ma mi soddisfa perché comunque è un giocatore giovane, voglioso di far bene. Da oggi si metterà a disposizione di tutti, ha voglia di imparare. Quindi sono contento. Per quanto riguarda invece, però è tutto da scoprire, perché comunque arriva da un campionato completamente diverso. Per quanto riguarda invece Giallo comunque è indietro perché viene da un'operazione al crociato e piano piano lo stiamo inserendo. Ho detto che verranno tutte e due, comunque sì, credo che verranno tutte e due. Buongiorno Giovanni, guarda la Sky Sport, al netto insomma del prossimo allenamento le chiedo che insomma dopo tanto tempo potrebbe avere a disposizione la Juventus migliore possibile, le chiedo, visto che Chiesa si è allenato già da martedì, se lo rivedremo titolare domani sera al fianco di Vlahovic. Ma questo non lo so perché oggi dovrò decidere, l'importante è avere tutto a disposizione perché siamo entrati nella seconda parte della stagione e quindi oltre alla partita di domani manca ancora tante altre partite, abbiamo due semifinali di Coppa Italia e quindi domani è un passaggio bello perché domani chi non nega che non sia una bella partita, una partita importante, ma soprattutto una bella serata e quindi bisogna viversela e soprattutto giocarsela con le nostre armi migliori, sapendo di avere una squadra forte davanti che sta facendo cose importanti. Buongiorno, Romeo Gressi, gol.com. Le chiedo, mister, come ha ritrovato Ken dal punto di vista mentale dopo il mancato passaggio all'Atletico e quando potrà rientrare in campo? Grazie. Ma con Moise ci ho parlato, purtroppo è saltato questo trasferimento e quindi io gli ho solamente detto che ora deve pensare a lavorare, a rimettersi in piedi e comunque ci sarà sicuramente utile nella parte finale della stagione. È un po' che è fermo e quindi speriamo di riaverlo il più presto possibile e quindi è un'arma in più che abbiamo. Buongiorno, Carol Barbieri, gruppo Mediapason. Sfida contro la squadra che dichiaratamente punta allo scudetto, indicata come la più attrezzata in questo senso. Che cosa deve mettere in più la Juve per vincere la partita di domani? In più deve mettere la voglia e la convinzione di fare il risultato, poi dopo se alla fine della partita vedremo chi sarà stato il più bravo, ma soprattutto noi dobbiamo fare una bella prestazione perché comunque è una serata importante e per noi è un test importante.
Buongiorno, Alessandra D'Angiora, eSport. Le chiedo di Yıldız, visto che nell'ultima partita lei ha detto che la panchina gli ha fatto bene, e quindi le chiedo come l'ha visto invece in questa settimana, visto che nella precedente lo aveva visto meno pimpante, e quanto e se gli fa bene la concorrenza con Chiesa. Ma la concorrenza non è che fa bene solamente a Yıldız o a Chiesa, la concorrenza fa bene a tutti, soprattutto quando giochi una partita alla settimana che comunque devi dimostrare durante gli allenamenti di poter essere in condizione fisica e mentale, e questo da questa cosa ne trae beneficio tutta la squadra, e infatti è dimostrazione che anche quelli che vengono in panchina quando entrano sono sempre pronti. Quest'anno più che mai la squadra è molto coesa e sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi, ma quello che abbiamo fatto fino ad ora non conta assolutamente niente, anche perché, ripeto, domani è una partita importante, bella da giocare, ma saranno decisivi i punti che noi faremo da ora fino alla fine del campionato per il raggiungimento del nostro obiettivo. Io disse l'ho visto meglio. Buongiorno mister, Marco Venditti, signore mia Calcio News, le chiedo, questa partita che è molto tesa, quasi come se non ci fosse un domani, se ne parla molto 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 di questa partita, ecco, le chiedo, i grandi, diciamo i più vecchi, la gestiscono mentalmente con l'esperienza, sui giovani lei cosa ha constatato? Le fanno delle domande, le chiedono, questa partita è una partita particolare, la dobbiamo giocare mentalmente, non ovviamente tecnicamente in un certo modo, ecco, se lei ha visto questa differenza tra i vecchi e i giovani alla luce di questa gara, grazie. Ma no, assolutamente, anche perché i vecchi sono abbastanza giovani, quindi la squadra è serena, ha lavorato bene, ripeto, la partita è bella, è difficile, loro sono primi, noi siamo secondi, però ripeto, non è che domani finisce il campionato, ci sono ancora tantissime partite e ripeto, decisivi saranno i punti che faremo da oggi fino alla fine del campionato. Salve mister, Odrino La Stampa, volevo chiederle su questa partita se è più importante l'aspetto psicologico, cioè più del risultato conta questo, cioè in questo eterno duello tra Juve e Inter in cui sono stati sorpassi contro sorpassi, domani può essere veramente uno snodo cruciale per entrambi, quindi a livello psicologico che peso ha anche a livello di orgoglio, immagino, perché comunque sempre Inter-Juve, grazie. Ma non è uno snodo decisivo domani per il campionato, perché con i tre punti te fai due pareggi, gli altri fanno due vittorie e ti rubano quattro punti in una settimana, quindi bisogna fare un passettino alla volta, ripeto, noi bisogna fare i punti decisivi che servono per arrivare in Champions, che è l'obiettivo nostro della stagione. Per quanto riguarda domani non c'è tanto da parlare, da ragionare, perché tanto quando ci sono queste partite, il bello della settimana prima di queste partite è che tutti parlano, tutti dicono, tutti dicono che fanno, poi devono fare i giocatori in campo. Quindi domani i ragazzi devono andare in campo sereni, giocare questa bella partita, divertirsi e fare il massimo, giocare una partita su quelli che sono i nostri limiti, sapendo comunque che siamo in una buona condizione. Ciao Max, Gianni Balzarini, Sport Media. Se volevo tornare un attimo su Chiesa, perché questi dentro e fuori, fastidi al ginocchio eccetera, tu lo giustifichi sempre, dici è un giocatore abituato a giocare in una certa maniera, è normale dopo quello che ha subito eccetera, però traspare, almeno sensazione del tutto personale, che in te ci sarebbe la voglia di vederlo più portato anche a rischiare, a stringere i denti e a superare anche magari mentalmente le sue difficoltà. No, assolutamente, Federico cerca sempre di fare il massimo, di mettersi a disposizione, poi è normale che l'operazione che ha avuto e il modo di giocare che ha lui gli crea ogni tanto un po' di fastidio, su questo ci dovrà convivere e poi più passerà il tempo e più sarà a vantaggio suo. Antonio Paolino, Radio Bianconera, hai detto stiamo bene, ti chiedo se state molto bene per quanto siete cresciuti in questo anno e se onestamente la tua percezione del gruppo è la seguente,
alla vigilia di una partita così importante, sentite più odore di bruciato o profumo di scudetto attorno a questa partita? Grazie. Ma sentiamo la necessità e la voglia di giocare una bella partita. Credo che per il lavoro fatto quest'anno con questi ragazzi meravigliosi, va bene, giocatori meravigliosi, sia un premio giocare una partita da secondo in classifica a un punto dall'Inter. Però questo non vuol dire che andiamo laggiù, dobbiamo andare laggiù per cercare di fare il massimo e alla fine di portare via un risultato, che non sarà semplice, perché poi negli scontri diretti può succedere di tutto. E quindi poi bisogna continuare, da lunedì si volterà pagina e penseremo alla partita con l'Udinese, che saranno altri tre punti importanti, poi dopo verrà la partita col Verona, quindi domani è un'altra tappa di questo percorso che abbiamo iniziato e che finisce il 25 di maggio. Buongiorno, Stefano Lanzo, Tutto Sport. Il mercato è finito, però le voci continuano, per esempio che all'Inter piaccia Rabiot o che al Real piaccia Cambiaso. Volevo chiederle se questo è più un orgoglio, perché vuol dire che si è lavorato bene, oppure un fastidio verso una partita così importante. Grazie. Fastidio no, per quanto riguarda Rabiot, Rabiot è un giocatore importante, è un giocatore pesante all'interno dello spogliatoio e fuori dallo spogliatoio, vuol dire in campo. E quindi è un giocatore della Juventus e io sono molto contento di averlo a disposizione. Per quanto riguarda le voci su Cambiaso, a parte che sono solamente voci di mercato di cui non parlo, però l'unica cosa che posso dire è che fanno solamente piacere e soprattutto dovrebbe far piacere alla società, perché comunque ha un valore patrimoniale importante di una squadra fatta di ragazzi giovani che possono dare un futuro alla Juventus. Ciao, Nerozzi, Corriere della Sera. Ti chiedevo, visto che dicevi che ci sono ancora tanti punti da qui alla fine, che non si decide domani, se è più importante vincere sarebbe o più importante non perdere? E poi un giocatore dell'Inter che ti piace da vedere giocare o che pensavi che non fosse così forte? Grazie. Un giocatore dell'Inter che mi sta meravigliando in positivo, che comunque veramente sta facendo una cosa straordinaria, è Thuram. Per quanto riguarda invece il pareggio, vittoria, non so, noi domani andiamo laggiù per cercare di fare un risultato positivo, questo è normale, perché poi è bella giocare, poi vediamo alla fine della partita, ecco. Buongiorno mister, Davide Bernardi da Zone. Anche oggi ha ripetuto che l'obiettivo rimane la Champions League, il quarto posto. Oggi sul quinto posto avete 18 punti, quindi in vista di quella che per noi è la sfida a scudetto, la Juventus che cos'ha da perdere a San Siro? Ha da perdere che quando giochiamo siamo 0-0 e abbiamo sempre da perdere, perché quando giochiamo le partite abbiamo sempre da perdere, che sia Inter, che sia un'altra squadra, abbiamo sempre da perdere. A me quando dicono che non ha niente da perdere non è assolutamente vero e mi fa girare le scatole. Quando si gioca abbiamo sempre da perdere. Buongiorno mister, Simone Nasso, Oggi Sport. Ieri Szczęsny ha dichiarato che le migliori qualità di questa Juve sono la capacità di vivere dei momenti difficili della partita senza subire troppo e l'allenatore. Lei tende spesso a fare i complimenti ai ragazzi, ma poi quando parlano i giocatori sono anche loro a fare i complimenti a lei. Ecco, le chiedo a tal proposito se quest'anno c'è una maggiore sinergia tra lei e il gruppo e se questo è un fattore che sta portando la squadra a ottenere dei risultati superiori rispetto alle aspettative iniziali. Grazie. Posso dire solamente una cosa, che ragazzi, e questo è una qualità importante, e ci siamo detti all'inizio, la nostra forza è lavorare sui nostri limiti, e questo non vuol dire essere più o meno bravi degli altri, e su questo stiamo facendo e stiamo lavorando. Poi è un gruppo coeso, è un gruppo che ha voglia di fare cose importanti. Al momento la squadra ha fatto 53 punti, però ne mancano minimo 20 per entrare ancora in Champions, quindi facciamo un passettino alla volta e pensiamo a quella che è la partita di domani. Poi una volta fatta la partita di domani penseremo a quella che è la partita dell'Udinese. È inutile parlare, ma io ho fatto, no,
fatto rimane lì, è una roba che rimane scritta, le cose fatte rimangono, quelle diciamo da fare vanno scritte, e per scriverle bene bisogna farle bene. Buongiorno, Emanuele Gamba, Repubblica. Volevo chiederti se pensi che l'Inter sia preoccupata di voi, perché quest'anno ha sostanzialmente in campionato spianato tutte le avversarie, mentre contro di voi ha giocato una partita molto prudente all'andata. E poi se pensi che comunque le polemiche che ci sono in questa stagione su le questioni arbitrali, i favori che avrebbe ricevuto l'Inter, se in qualche modo vi condizionano, vi innervosiscono o le considerate inutili? Grazie. Per quanto riguarda la prima domanda era sull'Inter, se hanno paura, non lo so, se noi abbiamo grande rispetto dell'Inter, perché l'Inter, come ripeto, come dico e come ho detto tante volte, l'Inter è la squadra più forte del campionato, la squadra favorita per vincere lo scudetto, questo credo che sia una cosa chiara a tutti. Per quanto riguarda le altre cose, noi non bisogna farsi distogliere da tutte quelle che sono le chiacchiere esterne, bisogna concentrarsi su quello che dobbiamo fare, perché è l'unica cosa che possiamo fare, quella di giocare le partite, fare il meglio possibile, rendere al meglio e cercare di fare risultati. Poi tutte le altre sono tutte chiacchiere che non ci riguardano noi e che non ci devono riguardare. Buongiorno mister, Alberto Mauro Messaggero, Juventus News 24. Le chiedo se in caso di vittoria dell'Inter significherebbe chiudere definitivamente il discorso scudetto, non tanto per lei che non l'ho mai considerato, quanto magari per l'ambiente, perché molti ci credono. Grazie. Innanzitutto vediamo domani il risultato che verrà fuori. E poi detto questo, manca ancora tante partite, il calcio è pieno di imprevisti e quindi Bisogna stare con i piedi per terra, avere equilibrio, sapere che comunque ci sono momenti che le cose vanno bene, momenti di difficoltà, e la cosa più difficile, ma lì bisogna essere molto bravi a gestire i momenti di difficoltà che nell'arco di una stagione ci sono, quindi noi bisogna essere sereni e continuare sul lavoro che stiamo facendo. Francesco Perlino, Agenzia Aria. Mister, tornando sul campo, di solito contro Inzaghi adotta un'attenzione particolare sul suo play. Per domani è già orientato verso questa opzione? No, non sono ancora orientato. Oggi faremo l'ultimo allenamento e poi decideremo domani, prima della partita, come bisogna comportarsi in campo. Quindi, una cosa che bisogna fare domani è correre molto, che sicuramente aiuta e aiuterà. L'ultimo. Lorenzo Bertolucci della Rai Piemonte. Rispetto alla partita dell'andata, si aspetta una partita simile ed eventualmente gli errori, se ne avete commessi, che non vanno compiuti domani? La partita dell'andata fu una partita, a parte sembra ieri perché abbiamo giocato da poco tempo con l'Inter, e fu una partita molto equilibrata, con molto rispetto, molto tattica, e domani io credo che sarà una partita molto diversa. Bene, non ci sono altre domande, grazie. Buona serata, buona serata, via, buona giornata. Buona serata, buon altro giorno.